di andare avanti, ricordo che siamo in diretta su Radio Radicale, nona marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, e poi devo fare una raccomandazione agli oratori, poiché prevediamo ancora 16 interventi, di essere abbastanza concisi, 5 minuti a testa. Grazie. Andiamo avanti con Riccardo Maggi, segretario di Radicali Italiani. Grazie davvero innanzitutto a tutti i rappresentanti delle comunità e dei popoli oppressi che stanno manifestando qui e noi manifestiamo con loro. Grazie a Società Libera e a Vincenzo anche per aver dedicato questa edizione della marcia a Marco. È bello che lo abbia fatto lui, ricordando come Marco ci teneva a partecipare praticamente tutti gli anni a questa marcia. Come è stato detto, la condizione dei diritti umani, delle libertà fondamentali nel mondo, possiamo dire che peggiori. Sono decine di milioni in tutto il mondo i cittadini che sono costretti a subire violazioni pesanti dei propri diritti fondamentali. Sono decine di milioni nel mondo i cittadini che sono costretti a fuggire, a spostarsi dai loro paesi per cercare condizioni di vita migliori per sé e per le proprie famiglie, per avere la speranza di vedere i propri diritti fondamentali tutelati e garantiti. Allora, di fronte a questa situazione, io per non perdere tanto tempo vorrei attirare la vostra attenzione su una questione, che è una delle questioni centrali del nostro tempo. Noi come società italiana e quindi come paese europeo, come paese che ha avuto un ruolo nell'affermare quegli strumenti giuridici che vanno dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo fino alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che oggi sembrano non suscitare più quella tensione all'interno delle nostre istituzioni e nelle nostre forze politiche, dobbiamo avere la forza di assumerci la responsabilità di riconoscere la protezione a tutti questi cittadini, a tutti questi popoli che fuggono, ma anche avere la capacità di accogliere coloro che fuggono per motivi, come si dice, economici, perché fuggono dalla miseria e fuggono anche lì alla ricerca di un miglioramento delle proprie condizioni di vita. Ci sono gli strumenti per farlo, ci sono le politiche per farlo. Facendo questo noi rafforziamo la nostra società, rafforziamo le nostre istituzioni in senso più democratico. Ed è particolarmente importante, e chiudo, questa manifestazione quest'anno, perché mai come in quest'anno noi abbiamo visto in Europa, nelle nostre società europee, e abbiamo sentito soffiare un vento freddo, un vento rigido. Penso all'Ungheria, penso anche alla Gran Bretagna, penso alla Svizzera, agli ultimi referendum che ci sono stati. Un vento che ci parla di xenofobia e neanche più tanto strisciante, un vento che ci parla di razzismo, che ci parla di muri, che ci parla di società chiuse. Allora è per questo che questa manifestazione che noi facciamo qui oggi è forse mai come quest'anno una manifestazione che noi facciamo per la società europea, e dobbiamo ringraziare i rappresentanti dei popoli oppressi che sono qui a manifestare con noi. Grazie.